Organizziamo la prima biennale della fotografia in Italia con l'assessorato cultura della Regione Piemonte, l'assessore Coppola ha già dato il patrocinio, il curatore di questa biennale sarà Vittorio Grazie, Sgarbi. Ma perché Vittorio Sgarbi, che tutti, per tutti è noto come critico d'arte, ma soprattutto per l'arte scultorea e pittorica? Perché la fotografia? Sgarbi si intende di fotografia? allora, dovrò dare questa notizia a te che normalmente sei informato, che io ho insegnato all'università come mio primo corso fotografia, storia della fotografia. Era il 1974, mi ero laureato e avevo litigato col mio relatore, che era il professore di storia dell'arte medievale moderna. E siccome non volevo uscire dall'università, lui, il relatore, ha fatto la sua storia e poi ha avuto anche un infarto. La qualcosa ha consentito a me di avere una borsa di studio alla Fondazione Longhi con la presentazione di altri professori, uno dei quali, uno era Andrea Emiliani, l'altro era Italo Zannia, che presomi in simpatia, mi presentò alla Fondazione Longhi consentendomi l'accesso che non avrebbe consentito il professore con cui avevo litigato e mi chiese di fare il suo assistente, per cui ho studiato la fotografia perché mi sono trovato nell'opportunità di fare l'assistente di tecniche della fotografia al DAMS dal 1974 al 1978-79 e quindi lì ho preso consapevolezza, come pochi che non abbiano studiato nel settore fotografia, di questo mondo straordinario che comincia alla metà dell'Ottocento e che ha i suoi Raffaello, i suoi Michelangelo, i suoi Vasari, i suoi Boccioni, cioè ci sono mille fotografi che rappresentano delle epoche della fotografia: Nadar e Raffaello, Cartier-Bresson e Caravaggio. E ognuno di questi, nel tempo breve che la fotografia ha avuto, rappresenta dei valori di innovazione dell'immagine che sono ben riconoscibili nelle forme che i fotografi danno alle loro immagini, che sono uscite dalla mente, quindi non fanno la fatica tecnica di dipingere, ma c'è una tecnica legata all'intelligenza e alla visione che fa sì che da Mapplethorpe a Ouigi, a rovescio, perché Ouigi precede Mapplethorpe, a Damien Arbus, questi tre che ho citato abbiano questa visione espressiva e drammatica di un'umanità dolente e di un'umanità beffarda. E altri invece hanno una visione più estatica come Evans, per cui la storia della fotografia è un percorso attraverso dei talenti straordinari che hanno agito in convivenza con la pittura. Ma a partire da Michetti e poi gli impressionisti francesi, in particolare Caillebotte, i pittori usano la fotografia per dare all'immagine quella dimensione e quello spazio. E questo vale, diciamo, fino agli anni 40-50, quando poi la fotografia prende il campo al posto della pittura e gran parte degli artisti delle cosiddette avanguardie usano la fotografia, talvolta non sapendola neanche ben fare, non essendo fotografi, ma artisti. E quindi la fotografia diventa il medium per chi non è più, non vuole più dipingere, ritiene che. E questo anche negli critici e nei teorici come Dorfles è rappresentato dal fatto che un pittore realista come Martinelli, che fa delle bellissime immagini che riproducono la realtà così com'è, chiede a Martinelli, chiede a Dorfles di fargli il ritratto e quello dice di no, perché c'è la fotografia. Quindi la fotografia mi può dare la mia immagine come il miglior pittore realista. Ed è per questo che Dorfles non ama, per esempio, Freud e lo vede come un figurativo in ritardo, un accademico. Quindi la fotografia a un certo punto diventa talmente essenziale da sostituirsi alla pittura e diventare uno strumento espressivo. Questo vuol dire che non si può immaginare, nonostante il ritardo della Biennale di Venezia, che la fotografia non sia presente non come strumento dell'artista, ma come genere proprio di fotografo che vuole essere chiamato fotografo e basta, come espressione della creatività ed è più importante di qualunque altro genere, ma è molto più importante quando un artista non vuol fare l'artista, ma vuol fare semplicemente il fotografo. E quindi si fa chiamare fotografo. Allora, fare una biennale della fotografia vuol dire rimettere al centro la fotografia non come espediente o mezzo per l'arte di quelli che si fanno chiamare artisti, operatori artistici o altro che sia, ma la creatività che la fotografia stessa contiene in sé in un percorso che è partito dal 1840 e oggi fa sì che nel momento in cui parliamo si scattino 100 milioni di fotografie. Cioè il mondo vive nella propria riproduzione. La fotografia si potrebbe anche fare soltanto con i telefonini, mentre fino a 10 anni fa occorreva una macchina fotografica, oggi poi ci sono le macchine elettroniche per cui puoi fare tutti gli scatti che vuoi, ma il telefonino fa sì che qualunque atto della nostra vita venga ripreso e diventi un momento che fa parte della memoria. Così la fotografia perde la sua forza di pura documentazione e diventa esistenza. Cioè
diventa un doppio dell'esistenza. Quindi una mostra della fotografia, una biennale della fotografia è importante farla, ma la fotografia è diventata come una continuazione del respiro, molto più della pittura, perché è facilitata dagli strumenti di velocità, tant'è vero che si parla di istantanea, se ne parlava prima, e si parla adesso di una ripresa che viene fatta in tempo reale. Per cui la fotografia è centrale e ha sostituito l'arte, ma oggi deve riprendere la sua identità non come arte ancillare, sostituta, ma come espressione autonoma in cui c'è tutta la creatività possibile.